questo è l'attributo. Adesso vediamo che cos'è un esempio di apposizione. Marco, uno studente è bravo. Allora, Marco, soggetto, uno studente, apposizione del soggetto, è bravo, predicato nominale, ok? Quindi, questo è semplicemente l'attributo e l'apposizione. Quindi, l'apposizione è un sostantivo che accompagna un altro sostantivo oppure un altro nome. Senza, appunto, non deve appunto essere un predicato nominale. Quindi, per esempio, Marco, uno studente, è un ragazzo, identico ragionamento di prima, quindi Marco, uno studente, è un ragazzo. L'analisi in questo caso sarebbe Marco, soggetto, uno studente, apposizione, è un ragazzo, predicato nominale, dove è copula, un ragazzo è nome del predicato.